Lasciate un mi piace se vi fidate di me. Bella ragazzi, carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo qui in Villa Elitz. Mi avete visto con i Hustel, perché oggi prepareremo degli hot dog che non avete mai visto qui su YouTube Italia. Quindi io farei entrare proprio il re. Ci dobbiamo fidare di Patrizio. Ciao ragazzi. Adri, allora, oggi hai un compito molto importante. Ci saranno 5 leads che ti diranno come comporre il proprio hot dog. Poi dopo ci saranno dei giudici che decideranno qual è l'hot dog migliore appunto della villa. Tu sei pronto? Sai sì, già, sì, beh, sì, qualche sì. Consiglio ovviamente okay. Li puoi dare. E farei entrare appunto tutti gli leads. Signori, buonasera. Signori, siamo prontissimi a fidarci. Tu ti fidi di noi, Patrizio? Da scoprire. Non si sbilanci. Va bene, va bene. Non si sbilanci. Patrizia, posso farti una domanda? Sì. Ma le sai fare i cappelletti? Un brodo. I tortellini. Allora, però il detto dice fidarsi è bene, ma di Patrizio è meglio. Vediamo se con Patrizio ci possiamo fidare. Quindi aiuto, tanti mi piace, iscrivetevi al canale, vi lascio tutti i social di Patrizio in descrizione. Basso, aiuto, sono pronto. Iscrivetevi al canale, ragazzi. Sì. E ragazzi, andiamo al primo hot dog. Patrizio, siamo con Mirko F. Vediamo. Allora, questi qua sono pane e Hustel cotti, però mo dobbiamo comporlo. Vediamo okay. Come farlo. Va bene. Comincio già a mettere l'hot dog sul pane? Sì. Hustel sul pane. Scusami, hot dog sul pane, perfetto. Da dove partiamo? Cosa mi consigli? Allora, a me piace tanto il pesto che già hai toccato. Ok. Allora facciamo il pesto. Ok. Allora, pesto. Già così sarebbe perfetto, però per me possiamo ancora concluderlo, eh. Ok. Che altro possiamo mettere, Padre? Secondo me sul pesto andrebbe bene un po' di parmigiano. Sì, ecco un po'. Così. Ok. Scamazziamo bene. Ok. Per me, ripeto, può essere già perfetto così, però ci vuole un tocco finale. Tocco finale che ci vedi? Col parmigiano ci vuole il pesto. Ah, ecco! Però questo qua faccio io. Onore, l'onere. No, tocca a te. Dimmi tu quanto basta, tocca però, te, eh. Vai, delicato. Ok, sta andando bene, vai. Un altro giro indietro. Ok. Perfetto. Il tocco deve essere finale di Patrizio, eh. Ok, secondo me così è perfetto. Va bene. Lo chiudiamo allora? Sì. Chiudo io? Vai. Grazie, Patrizio. Portiamolo ai giudici. Quindi parte la sfida. Come vi abbiamo preannunciato nell'intro, i due giudici specialissimi saranno in provincia di Milano. Saranno Cheir. Sei pronto per mangiare i hot dog? Prontissimo, già fame. Simone Crispo. Ciao ragazzi. E ovviamente il terzo sarà Patrizio. In questo caso adesso dovranno assaggiare l'hot dog di Mirko. Andiamo. Ovviamente Hustel, pesto, pepe e parmigiano. Tutto per voi. Grazie. Tutto parto nel dire che Mirko è il più esperto culinario della famiglia. Cioè nel senso è quello che mangia meglio. Di più, diciamo. Di più è meglio. Quindi mi fido. Allora scopriremo. Posso provare io per primo? Vai. Una bella capata poi. Grazie, vai. Vado. Mirko, prego. Prego. Soddisfazione. Ho paura. È buonissimo. Siccome che a me mi piace un altro cuzzutil. Assaggi quello. Assaggio quello. Vai tu, assaggiamo. Maron. Devi assaggiarlo anche tu, me l'hai creato. Sì. Uno, due, tre. Ok, 22 e mezzo. Non male. Vado a finire il mio hot dog. Ciao. E ragazzi, andiamo con il secondo partecipante. Patrizio! Capitan, Mr. Capitan Sparta. Allora, Patri, io mi sono già permesso di mettere un po' di galbanino sul Hustel. Hai fatto la cosa perfetta perché l'hai riscaldato così si scioglie, attacca al Hustel. Esattamente. Perfetto, grande. Dal maestro si impara. Poi io avevo pensato di metterci anche un po' un tocco di prosciutto crudo. Ok, vai, ma assaggiato, però mi fido di te. Un po' di sapidità. Mi fido di te. Ok, mo metti il Hustel sul... come mettere il re sulla propria poltrona. Mamma mia, che metafora, mamma mia. Sei un poeta. Il poeta dell'hot dog. Poi lo prendo io o tu? Come no, vuoi. Tu voglio un tuo tocco. Ok. Prosciutto crudo che con il provolone sciotto va alla perfezione. Quindi ci siamo. Ok, abbondiamo.
così i giudici non possono dire poco. Bravo, lì ce li siamo attaccati. Ok. Poi, come salsa, io avevo pensato a un po' di maionese. Ti fermo un attimo, però. Ho visto i tuoi video, i tuoi TikTok e io la sbriciolata di patatine sopra la voglio, Va prima della maionese. Chiedo sì, la maionese è il tocco finale. Allora, briciolo. Vai tu. Abbondo? Sì. Ok, vai, un altro poco, vai. Ok. E ora il tocco. Ma va. Il giudice, mo. Lo chiudiamo. Questo è il mio dog. Andiamo a vedere il giudice. Tanta roba questo. Cosa dire? Vi presento il mio dog con ovviamente Justel o Brustel, galbanino castrato, prosciutto crudo, spriciolata di patatine e un tocco di maionese. Già lo vedo più pieno. Ragazzi, la faccia è da 10, la faccia. Però noi stiamo votando il gusto. La faccia è bella, ma decideranno le papille gustative. Va bene, signori, passiamo veramente ai fatti, alle vostre mandibole. Prego, assaggiatelo. Vai, prego. Adesso comincio io. Cheer. Ci proviamo, ragazzi, qui, Go cheer. Cheer, mi raccomando, confido in lei, Facce mi piace, però non contiamo vittoria. Ah, che bello mozzarella, Patrizio, la soddisfazione. Aspetto prima il voto dei giudici, non voglio assaggiare per non condizionare. Allora, molto diverso dal primo. Molto diverso. Molto diverso. Ma buono. Signori, 1, 2, 3. Una sedia da 6 e mezzo. Ragazzi, purtroppo a scalare 6 e mezzo, 7 e mezzo e 8. Perché purtroppo? Purtroppo, Aglio, io sono propesto sinceramente, quindi sì, diciamo che l'ho preferito un po' di più. Va bene, quindi 6 e mezzo, 7 e mezzo e 8, comunque un buon 22, io penso. Vabbè, che mezzo punto in meno, siamo ancora in carriera. Ah, in realtà no, e quindi puoi andare ancora sul podio. Esatto. Non è male come moto, credi? Secondo me ci sarà qualche hot dog da 5, da 4, quindi vediamo. E ragazzi, andiamo con il terzo partecipante. Dottor Patrizio Omar, come sta? Tutto bene? Io sono venuto qua con la mia portata e la mia idea, ovviamente. Vediamo. Allora, io non so cosa le hanno proposto gli altri concorrenti, ovviamente, però sono venuto per vincere. Quindi se dico qualcosa di sbagliato, vai, maestro, me lo dica. Allora, le patatine mi ispiravano. Cominciamo a mettere... Noi al nord non abbiamo tutte queste robe strane, quindi lo so. Wustel sopra sul proprio divano. Ok, comodo. Tutto a posto? Ti serve qualcosa? Ok, a posto. Però, allora, Wustel si deve trattare bene, con il come cuore, se fosse mia madre. Lo devi maneggiare bene. Ok, poi mettiamoci le patatine in quantità come vuoi. Tocco tuo, io sono quello là che ti dirà se mi dovrò fidare o meno. Ok, poi cosa ci possiamo mettere vicino delle cose che vediamo? Che lo sposa bene, capito? Quando uno lo mangia deve un attimo... Sto guardando un po', ma secondo me questo pecorino mi sa di buono. È lui? Andiamo? E qua? Dove lo spalmo? Di qua? Vai, dove vuoi. Vai, la faccio. Sei tu l'artista. Ok, sono io. È perché di qua mi viene scomodo. Vai. Deve essere bello... Bello pieno. È bello pieno, sì. Cioè, lo devono sentire questo pecorino. Sì. Cioè, deve proprio... Deve belare. Cioè, deve fare il verso. Ok. Perfetto. Poi, cosa pensi? Qualche salsa, vai. Ok. Secondo me le prime tre che ci sono le vedo bene insieme, no? Maionese, ketchup, barbecue? Ma lei è un maestro. Lei è un signore. Vediamo, dai. Faccio come fa lei di solito. Dammi a me. Meno male, perché sennò non sarei mai stato capace. Ma si fanno dei corsi poi per fare queste cose? Questo è un Wustel tender? Tipo il bartender. Ok. Madonna, qua gli servirà pure una cannuccia dopo. L'atto finale. Chiudi il portone. Le coperte. Chiudi il portone. Chiudiamo il portone, signori. Questo lo chiamerai baby. Perché? Perché è delicato? Perché secondo me è baby. Ma fanno questo quando lo mangiano? No, è baby questo. Questa è una bambola. Secondo me andrai sul podio. Signori, il podio? E allora mi incammino. Ok. Dottore, la ringrazio, di nuovo. Buona giornata. H abbiamo un hot dog con Arint o Wustel. In goppa abbiamo le patane scarafate. La salsa o pecorino, un ketchup e la maionese. La maionese mi è piaciuta come lei. Detto ciò, mettetevela. E dato un voto. Prego, signore. Grazie. Allora, per come hai parlato, ti darò l'onore di assaggiarlo per primo.
Faccia lei. No. Io lo imbocchi. Già dove prima in bocca, io. In bocca. Ah, lei per primo. Mi scusi, dottore, prego, prego, prego. Io prendo quello che rimane. Ma questa lingua cos'è, scusa? Mi scuso, rotto. Ma vi da scusa. Ma vi do scusa. Ma mi padre. Dottor Crispo, metta la cintura. Ah, devo stare attento, ma già sta accorto. Accortissimo. Beh, vado da dietro qua. Anche, prego, prego. È complicato. Da Ogu. Beh, ragazzi, diretta alle votazioni, dai. 3, 2, 1, via! 7,5, 7,5 e 6. Poche troppe salsi, secondo me. Secondo me. Oh, allora, molto dire. Buono, però avrei aggiunto anche. Avrei aggiunto qualche salsa. C'è un margine di miglioramento? C'è un margine di miglioramento. Okay. Secondo me è il buono al punto giusto. Grazie, dottori. Grazie. Con tutto il salve, dottore. Salve. E andiamo con il quarto partecipante. Oh! Ciao, Patrizio. Come sei? Tutto bene? Allora, vediamo se a Milano. E mia. Dove è Venezia? Ah, Venezia. Non importa. Allora, vediamo se i veneti sanno venetare. Vediamo, dai. Allora, il pan, il wurstel. Allora, prima cosa, devo prendere questo. Delicatamente, delicatamente. Sì, 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 scusa. Delicatamente. Allora, facciamo così. No, ma sai che cos'è? No, sai che cos'è? Va a finire che qua poi casca tutto, capito? Piace il wurstel, eh? Il tuo. Lo so. Come lo so? Poi io andrei a prendere un po' di mortazza. Di asino? Mortazza? Quella la fanno con l'asino. Sì. Giura? Va bene. Salutiamo gli animalisti che ci seguono da casa. Ok, mortazza. Ma fai te, guarda che io... Mettiamola lateralmente, tocco alla francese. Alla francese. Ok? Ok. Okay. Poi ci mettiamo. Io andrei a prendere, visto che sempre sono, tu. Visto che okay. Sono veneto, ho visto qui un po' di asiago. Che ne dici? Dop. Sì, che attacca tanto con la mortazza. Sai cosa vuol dire dop? No. Io. Okay. Vai. Devo prenderlo io? Vado io. Vai te. Ok. Sei te il maestro, Patrizio. E come cosa finale, io non andrei né su barbecue, né su ketchup, né su... Niente salse. Andrei a prendere... Ah, un pesto. Pomodori secchi e pistacchi. Questo secondo me anche sarà spettacolare. Ti fidi di me? Vediamo. Ha un sapore incredibile comunque. Un odore? Sì. Il sapore dobbiamo vedere ancora. Sì, l'odore del... Non mi fido ancora, non correre. Giusto. E detto questo... Secondo me così è ci siamo. Spettacolare. Ci siamo. Secondo me è spettacolare. Quindi andiamo alla chiusura dell'hot dog. Madre. Non si chiude. Non si chiude, non però si chiude. È bello così che strasborda. Così è buonissimo. Quindi ragazzi, questo qui... È il mio dog, ora andiamo dai... aspetta, non è il tuo dog, questo è l'hot dog nostro che abbiamo composto. Quindi ragazzi, questo è il nostro hot dog che abbiamo composto. Andiamo a farlo provare ai giudici e preghiamo. Ok, buona fortuna. Andiamo a vedere sta mortazza. Tocca a noi, se abbiamo stupiti. Andiamo, okay, andiamo. Giudici, buonasera. Buonasera. Lei. Buonasera. Ciao. E buonasera. Sei carica? Sono carico, ho voluto portare questo dog composto da me e Patrizio. Gli ho dato anche un nome. Non è buono ciò che è buono, ma è buono ciò che compongo io. Io lo metto qui. Scusi, cosa c'è dentro? Assolutamente, la stavo spiegando, meglio un minuto. All'interno possiamo trovare della mortadella, possiamo trovare del asiago, DOP. Che vuol dire DOP? Di origine protetta. E poi abbiamo un pesto di pomodori secchi e pistacchi. È un panino un po' diverso rispetto agli altri perché non va a prendere sapori. Signor Lazza, grazie. Non giudicare libero la copertina, diceva mio caro amico. Ma no, la mortazza, la mortazza. Ti piace? Le piace? Ah. Un po' troppo grande però, eh. Vai, basta, guarda vai. Che il mio voto vale. A voglia che vale. Io già inizio a scrivere, ragazzi. 3, 2, 1, via. 7, 14, 21, 22. Beh, non male, dai. Numero 22, sempre presente nella mia vita. Comunque, sono soddisfatto. Comunque, sono dei buoni voti. E ragazzi, è venuto il momento del quinto ed ultimo Elitz. Vieni, amico mio. Allora, napoletano come me. Secondo me. Stiamo dicendo la stessa cosa. Secondo me, questo è bacon. Già, secondo me non lo so, ma potrai alzare veramente. Non lo so, però io vado in base ai gusti che conosco. A differenza di tutti gli altri, voglio fidarmi del mio amico. Me lo devi fare tu. Tanto loro che ne sanno?
Che l'hai fatto, che l'ho fatto io. Tu lo sai perché anche tu devi fare il giudice, però. Ok, allora questo è cheddar. Sì. Sciolto anche l'hai fatto. Bravo. Hai visto? Intelligente. Poi ci mettiamo già il bacon. Mettiamoci il bacon. Vai con le mani, mano. Così si sente anche il sudore delle dita. E poi ci mettiamo due patatine sbriciolate. Arolla me! Più dentro al piatto che dentro lo dog. Vabbè, fai la scarpetta. Impiattamento però, aiù, tanta roba, eh. Mo' dire qualche salsa, non lo so, pensavo. Io faccio fare a te, però. Secondo me andrebbe bene la maionese. E top. Maionese. Salsa barbecue. Sette zi! Salsa barbecue. Maronna mi fa bene, maronna mi padri. Questo è come quel senso là. Padri. Dopo. E poi? Okay, puro poi. Ketchup. Questo è pomodoro che fa mia nonna. Ah. Bene, mi riesco a tu. No. Fatto poco tempo fa. Questo credo che sia il più bello tra. Aspetta. Ancora! Altre patate! No, l'ultima cosa. Cosa? Secondo me spacchiamo, fra. Se li distruggi. Parmigiano. Ah, ma questo è proprio il tuo classico dog. Questo che fai. Fra, secondo me. Posso? Allora di qua posso fare io. Vai, tocco finale a te. Ma no, qualcosa finale. Già fa, perché sennò fai solo tu. Ok, vai. Basta, vado. Quindi chiudiamo. Ma io lo porterei così. Senza chiuderlo. Senza chiuderlo. E portiamolo senza chiuderlo. Poi quando lo assaggiano lo chiudono. Ok. Proprio per dare. Perfetto. Ragazzi. Si devono fidare. Allora sappiamo che il voto massimo che possiamo prendere è il 30. Hanno fatto 22 e mezzo, dobbiamo almeno fare 25. Fidi di me. Certo che mi fido di te. Aspettate, faccio anche un piccolo ingrediente segreto. Ecco a voi, ho voluto che comunque lo chiudeste voi. Piacere. Tutti ci hanno dato la mano, Andrea. Simone Crispo, è il più importante del cibo. Signore. Chair, nessuno l'ha chiamata Chair fino no, a quest'anno. Ancora no. Bello pieno, pure questo. Sì, a me l'onore. Spero vai, di chair. Sia di vostro però io ancora non ho capito cosa c'è dentro in realtà. Non lo so neanche io. Dai. Aspetta, l'imbocco. Prego. Signor Chianese, mi aspetto un bel voto da parte sua, soprattutto da lei. Però vi vedo soddisfatti. Da qualcosa di familiare. Grazie. Questo dopo. Vi vedo soddisfatti, posso? Dato che voi scrivete, allora. Non voglio dire niente. No. 10 e 9 per un totale di 29. Simone Crispo, si la chiava. Perché me la date 9? Perché? Ti penso che non l'hai fatto tu questo pallino. Intanto il tocco finale ce l'ho dato io. Che era una leccata, signori. Per questo sentivo quel non so che di non so cosa. Che di familiare. Che mi dava non so cosa. No, di familiare. Familiare, è vero. Quindi. Comunque c'è stata una cosa qui dentro che spaziale. È spettacolare. È spaziale. L'amore. Il bacon e il barbecue. Per piacere, assaggiate questo panino, ragazzi, spettacolare, veramente. Spettacolare. Lazza, signor Lazza, può assaggiare questo panino? Aspetta. Sì. Diciamo gli ingredienti che ci ha messo dentro. Beh, allora, mo seriamente, c'era Justel, patate sbriciolate, ketchup, maionese, barbecue, cheddar, bacon e parmigiano. Il parmigiano, secondo no, me, ragazzi, ci ha scioccato. Ha dato il tocco buono. Voglio questo dog, lo troverete presto in un ristorante al quale voglio fare un augurio immenso a mio fratello Patrizio. Ci verrò presto, amico mio. Magari ci faremo anche un video. All'apertura, che sarà tra poco, non so quando. Voglio, rimanete aggiornati perché mamma spaccata cosa, Patrizio. Guagliuni, è stato, a prescindere dalla competizione tra di noi, un bellissimo video. Io ringrazio innanzitutto i due giudici qui al mio fianco. Grazie a te. Un vero piacere. Grazie Ale. Vero piacere. Ringrazio gli Elitz, ma soprattutto Patrizio Chianese. Vi ringrazio a voi, mi avete stupito. Veramente devo dire che mi avete stupito per non essere del mestiere. Un applauso a voi. Grazie Patrizio. Lo devi fare tu. Tanto loro che ne sanno. Che l'ho fatto io. Quindi ragazzi, lasciate un mi piace se vi fidate di quest'uomo. Mi raccomando, aiuto. Ma fanno cofani mi piace. Qui dalla Villa Elitz è tutto, lasciate un bel mi piace. Bel commento. Aspetta. Iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!